Signori Lega FM, a chi la che lascia i concorrenti, c'è lotta per le prime posizioni, perché Dalilu dall'interno cerca di replicare a Oxford SS, che però riesce a sopravanzare, c'è stata la squalifica di Oliera. Oxford che passa il 13.5 ai 200, la squalifica che ha colto anche il numero 10, ok Benedetta. Terza posizione invece per il numero 11 di Segrel, che è partito molto bene dalla seconda fila. Prime 400 di gara in 29.2 da parte di Oxford SS, che continua a condurre. Quando siamo adesso davanti alle tribune, la squalifica che coglie anche al side goal numero 14, il treno esterno di corsa comandato da Howard Destiny Fente, che si trascina il numero 9 Orlandos. 43.8 il passaggio ai 600 di corsa da parte di Oxford SS, che continua a condurre sempre nei confronti di Orchidea Lulu. Metà gara che va via il 59.8, andatura piuttosto sollecita per la categoria, il treno interno di corsa che per il momento fa valere la posizione. Ora prova a spostare Orlandos, che va in aggiramento di Howard Destiny Fente, cerca di portarsi all'attacco dei primi. 1.14.5 il passaggio al chilometro per Oxford SS, sempre con Orchidea in schiena e con Odissea Gray in terza posizione alla corda. All'esterno c'è sempre Orlandos, poi ancora Howard Destiny Fente. Quando siamo adesso al completamento della piegata, i primi 5 che hanno guadagnato qualcosa rispetto al resto del gruppo, va davanti. Ora è match con Oxford che cerca di divincolarsi da Orchidea Lulu, Orchidea che cerca di recuperare qualcosa, Oxford SS che si difende lungo la corda, guadagna Orchidea, guadagna ancora, ma è troppo poco e Oxford SS viene a concludere davanti a Orchidea Lulu, mentre per il terzo c'è il numero 6 Howard Destiny Fente, il quarto il 9 Orlandos, il quinto